Dei delitti e delle pene del marchese Cesare Beccaria è l'opera che più di ogni altra rappresenta l'illuminismo italiano in Europa. Essa è in parte anche il frutto di un lavoro collettivo, come avviene, seppur in proporzioni ben più ampie, con l'impresa dell'Encyclopédie. Infatti, l'idea alla base dell'opera nacque e trovò una realizzazione concreta nell'ambiente dell'Accademia dei Pugni, con il determinante contributo di Pietro Verri. Il volume venne pubblicato nel 1764 a Livorno e conobbe un notevole successo di pubblico, testimoniato da numerose ristampe e dall'immediata traduzione in francese nel 1765, che ne garantì una larga circolazione in Europa. Come si capisce dal titolo, Dei delitti e delle pene è formalmente un trattato, ma con alcune differenze fondamentali rispetto al genere. In primo luogo, la brevità, perché in soli 47 paragrafi affronta un tema complesso, ossia la riforma della legislazione penale, dei codici penali e dell'amministrazione della giustizia. In secondo luogo, il grado di coinvolgimento dell'autore rispetto alla materia trattata e lo stile brillante e diretto, che sono tratti distintivi del saggio. Attraverso Dei delitti e delle pene, Cesare Beccaria e con lui gli intellettuali milanesi che operano all'interno dell'Accademia dei Pugni e che scrivono sulle colonne della rivista Il Caffè, si prefiggono due obiettivi. Da una parte dimostrare l'assurdità e l'infondatezza del sistema giuridico vigente, evidenziandone i difetti. Dall'altra proporre alcune soluzioni per rimediare alle lacune e alle storture dei vari sistemi. Alla base delle considerazioni di Beccaria ci sono alcuni elementi chiave della riflessione illuminista sul rapporto tra individuo e società. Primo tra tutti, la separazione tra la sfera religiosa e la sfera pubblica. Il delitto non è un peccato contro i dogmi di fede, ma è una violazione delle norme che regolano la convivenza civile tra individui di una stessa comunità umana. Proprio la separazione tra delitto e peccato, secondo una visione laica del diritto, spiega la reazione della Chiesa che nel 1776 incluse l'opera nell'indice dei libri proibiti. Mama na, mama na.